Siamo in live, siamo online, Marco. Allora, vediamo se siamo live. Vediamo, aspettiamo un minutino per controllare che sia tutto ok. Intanto salutiamo. Intanto salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo. Aspetto un minuto e poi iniziamo. Ragazzi, qui da noi fa caldissimo. È proprio estate pura, nonostante sono le 6 del pomeriggio, fuori c'è un sole che picchia. Per fortuna c'è un pochettino di venticello. Da voi com'è? Ok. Vediamo se siamo live anche su Facebook. Un minutino di pazienza. Quanti di voi sono già in ferie? Al mare? Qualcuno ha fatto le ferie intelligenti che a giugno è riuscito a partire? Questo è il periodo migliore secondo me se uno riesce ad andare fuori perché c'è poca gente, il mare è pulito, è caldo ma non eccessivamente caldo, quindi siamo? Siamo anche su Facebook? Vieni Marco, dai che iniziamo. Io ho bisogno di Marco che mi fa un po' la spalla perché voi non lo sapete ma ho la pancia che mi fa i brividini perché sono un po' emozionata. Siamo live. Siamo live allora. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo insieme una ricetta per me del cuore. Facciamo insieme una crostata rustica, zucchine e melanzane. Questo video è in collaborazione con Pane Angeli, quindi utilizzerò i loro prodotti per prepararla. Partiamo? Vai, spiega bene cosa faremo. Allora, facciamo, vi ho detto che è una ricetta un po' del cuore perché è una delle prime ricette che ho imparato a fare quando facevo la cameriera. Quindi stiamo parlando di quant'anni fa, avevo 17 anni, 16 anni. Sì, mi ricordo che l'Italia non era ancora un paese libero, ti ricorderai. Vabbè, una delle prime ricette, siccome facevo la cameriera in un ristorante che possiamo dire il nome, ma non c'è più, che si chiamava I Cedri, andavo lì la domenica a porta a tavola e c'era sta cuoca che faceva questa crostata e faceva queste teglie di crostata salata. Che servivamo come antipasto e riscuoteva sempre un sacco di successo. E allora mi sono fatta dalla ricetta. Quando sono andata a lavorare nell'agriturismo di mamma, ho portato con me la ricetta e anche su, insomma, tipo per antipasto la servivamo spesso, soprattutto in Perché estate. la facevate a quadrotti, io mi La ricordo. tagliavamo a quadrotti Come antipasto. come antipasto. Allora, voi oggi vedrete una teglia grande, no? Perché la farò come la facevo con la dose, insomma, che ricalcolata per una teglia grande, però, e quindi potrete pensare: ma che ci faccio tutta sta crostata? Per me è troppa. Allora, ragazzi, fatela perché per quattro persone la spazzolerete, ve lo dico. Quindi, e poi è anche Beh, molto anche 6-8. Claud. Scusate, scusate, C'è era Claud che diretta, fa. diretta. È diretta, c'è Claud che fa la guardia. Ok, Ok. che stavo dicendo? Ho perso il filo. No, dicevi che Ah, anche se la qua vedono grande non mi non vi preoccupate. preoccupate perché va via subito. Poi durante il video vi darò tutti i suggerimenti per i varianti, come conservarla, come facevamo noi per trovarci sempre pronti all'occorrenza. Insomma, è una crostata rustica, furba, possiamo chiamarla, Tutto ok? furbo quello che Io fai tu, faccio eh? di tutto furbo, tutto Ormai furbo. va abusato. Vabbè, Vabbè, dai, partiamo, partiamo. sennò ti si scioglie tutto il burro Ma la il burro questo prossima deve essere bello morbido, quasi volta. Ah, sciolto. tu stai prendendo per far Sì, sciogliere il no, burro? no, stai Perché? giusto. Ho messo qualche secondino al microonde. Comunque, diciamo gli ingredienti per la base, che Sì, mamma ok. grafica. Allora, Ingredienti per la base. ingredienti per la base, che non è altro che una frolla un pochettino più morbida, sono due uova, 50 grammi di latte. Non sto leggendo. Allora, due uova, 50 grammi di latte, 200 grammi di burro, un cucchiaino di sale, 400 grammi di farina, Farino. aspetta. 400 grammi di farina e una bustina di lievito istantaneo per torte salate pizzaiolo. Ok, questa è la, diciamo, sono gli ingredienti per la pasta frolla, quindi direi di iniziare. Vai, L'ho iniziamo. azzeccati tutti? Ok. Secondo me sì, stavo controllando, io speravo che ti sbagliassi, a parte che hai chiamato Farino, cioè per caso l'hai Farino, azzeccato. farino, perché un attimo. Ok. Ma io, cioè, c'è tanta gente quando faccio le dirette, io mi sento Allora, no, veramente su che. Facebook sono tanti, su YouTube sono 2000, su Facebook non Ciao a so perché non riesco a tutti. controllare. Allora, iniziamo rompendo in una ciotola le uova. Ok, quindi siamo in totale 4000 persone.
Vabbè, ciao a tutti, le 6 di pomeriggio. Giugno. Perché, ma perché invece io non mi sorprendo di che gente torna dal mare per guardare la tua diretta. Sì. Due uova. Guarda, è una frolla facilissima che si fa in un attimo, eh. Poi aggiungo il latte, 50 grammi di latte. Mi tolgo tutto da quasi per... Un cucchiaino di sale. Lo tengo da parte perché mi servirà anche dopo. Non ti devi emozionare, Benny, per noi sei una di famiglia ormai, ha detto Claudia. Grazie, Claudia. Vedete, okay. Emoziono da finire. Poi metto il lievito pizzaiolo, lievito istantaneo per torte salate, che ringraziamo lo sponsor Pane Angeli. Brava. 200 grammi di burro che ho ammorbidito nel microonde, l'ho messo 30 secondi nel microonde, quindi deve essere bello morbido. Ok, qui sicuramente la domanda per le sostituzioni, magari per fare una senza lattosio o per farla senza burro. Passiamo, facciamo tutto dopo la fine, che dici? Okay, facciamo, io direi di continuare con la preparazione, poi tutte le sostituzioni, consigli furbi come in TV, tutte queste cose qua le facciamo dopo. Il latte freddo? Latte a temperatura ambiente, freddo non è fondamentale ai fini della ricetta, quindi non vi preoccupate, come lo mettete. Perché è poco. Ok. Io posso andare dentro con le mani? Sì, vado dentro con le mani, sì. Come faccio di solito. E inizio a mescolare con le mani, aggiungendo i 400 grammi di farina un po' alla volta, come quando si fa la frolla. Quindi, se però non vi piace, insomma, utilizzare le mani in questa fase, prendete una forchetta. Leggimi qualcosa. Allora, niente, ci sono moltissimi complimenti a me, bravo Marco, sei simpaticissimo Marco. Scherzo. No, mi dicevano, ci sono un po' di domande, sì, ecco, vedete, ci sono, dicevano, per gli intolleranti alla lattosio ci sono i prodotti. Per... Allora, quello che vi direi in questa crostata, sostituite nella frolla il burro con la margarina. Okay. Piuttosto che con l'olio, perché è molto friabile, quindi okay. Ho paura che mettendo l'olio un pochettino questa cosa si perde. È una frolla che possono utilizzare anche per altri ricette? Certo, no, questa è una frolla, allora non è la frolla classica perché c'è un pochettino di latte rispetto a una frolla tradizionale, però questa lo rende un pochettino più morbida e fa un po' di crosticina sotto, quindi è croccantina e morbida allo stesso tempo. Ma che ne sai delle ricette che ci ho io? No, io faccio finta che ci capiscono. Ciao a tutti, siamo tantissimi, siamo più di 5.000 persone. Di dov'è Benedetta? Adesso ti rispondo, Benedetta è delle Marche. Che non si capisce dall'accento? Zio ha detto perché se ne vuole dare, non proprio, non c'è proprio l'accento. Allora, il nostro accento, quello che abbiamo noi al sud delle Marche, è molto simile anche all'accento di Foligno. Ok. Perché praticamente, mi ha detto babbo, che praticamente una volta gli accenti seguivano l'andamento delle vallate, quindi sorpassavano le montagne piuttosto che i fiumi, quindi se noi questa valle qui si continua, si va in montagna, si risbuca. Esatto. Mentre invece andiamo verso nord, verso Ancona. A distanza dei 15 km l'accento è molto diverso, sia a nord che a sud. Non mi ricordo qua dietro, ho messo un po' di farina per spolverare. Benedetta la cultura, mi informa queste informazioni storiche. Benedetta cultura. Ti ricordi quando facciamo le storie con gli intermezzi? Dobbiamo rifarle, era simpatiche. Ok, tanti saluti a Palermo, a quelli di Palermo, tanti saluti a quelli della Romagna. Poi c'è qualcuno che chiede ricette con la pentola Versiglia. Ok, io non vi ho detto niente, ma in questi giorni sto facendo un sacco di prove, perché in vista dell'estate, quindi che non ci vado ad accendere il forno, visto che con la Versiglia si riescono a fare ricette dolci, ricette salate, sto facendo tante prove. E poi è anche un bel risparmio, perché comunque utilizza il fornello piccolo del gas. A parte che costa pochissimo comprarla. Sì, costano meno di 20 euro, mi sembra. Ok, adesso che stai facendo? Adesso aspetta, fammi fare una cosa per volta. Mi metti fretta? Scusa. Vabbè, finisco di lavorare la frolla sul piano. Se serve aggiungo un pizzico di farina.
oltre i 400 che ho votato in rigetta. Ma cercate di mettere nemmeno possibile. Saluta Carolina, cara Febbre, ti seguo sempre. Ciao Caroli... scusate. Ciao Carolina, guarisci presto. Saluti. Allora, la parola... Oh, ma oggi c'ho la papera in bocca. Mi impapero. Perché? Cambia il tempo. Sapete se cambia il tempo per caso? Speriamo, magari in qualche grado di meno non mi piacerebbe. Ok, la frolla è già pronta, che ci abbiamo messo? Tempo di raccontarvi... due cavolate, e poi ci siamo pure persi in ghiacchio, che so se c'era anche prima. Quindi è una frolla salata istantanea, perché c'è il lievito istantaneo. Allora, è una frolla salata, vabbè, che praticamente ricresce un pochettino in forno grazie alla presenza del lievito istantaneo, è facilissima da fare. Le frolle al burro andrebbero fatte tipo sempre con riforio, io non l'ho mai fatto con questa, perché è già un pochettino di latte, quindi che la rende anche facile nella lavorazione. Quindi adesso la stendiamo direttamente su un foglio di carta forno. Hai capito? Benissimo. La teglia di tenere vista, ma non lo... No, la possiamo fare... No, ok. La faccio. Prima la stendi e fai la misura della teglia, giusto? Certo, l'hai chiamata in campo tu, io avrei fatto tutto in ordine. Ok. Grazie del consiglio. Comincio a sudare. Volevo sapere, ecco, questo è importante, volevo sapere se è vero che prima pesavi 80 kg, allora, che avevo avuto un infuso e hai perso tanti kg. Questa l'abbiamo detto anche l'altra diretta, fate attenzione perché è una truffa, hanno preso la mia immagine e l'hanno utilizzata per fare questa pubblicità ingannevole di prodotti dimagranti, ma io non c'entro niente, anzi non comprate niente, non date numeri di carta di credito e segnalate quando vi capita di vederla, mi raccomando, e informate le persone che magari... Le persone un po' conosciute per fare questa pubblicità ingannevole, okay. Di prodotti farmaceutici, quindi è pericoloso. No, no, assolutamente. Oltre al fatto che ve rubano i dati, no? Quindi lasciate. Ok ragazzi, poi allora intanto gli ingredienti poi ve li mettiamo sotto e poi ve li ripieghiamo alla fine, quindi tranquilli. Vai. Ho preso un foglio di carta forno e stendo direttamente qui sopra la frolla, quindi la infarino leggermente. No, quindi infarino leggermente il foglio. Guardo te e mi distrai perché vedo te. Qualcuno mi chiede, si può fare anche con la farina integrale? Sì, però prima provatela così perché è talmente buona. E poi fate tutte le varianti perché è proprio buona buona. Sì, però si può fare con la farina integrale. Più o meno la stessa cosa. Sì, più o meno di sì. Allora, cerchiamo, siccome la cuocerò in questa teglia, cosa faccio? Faccio un rettangolo con questa pasta frolla. Ma sei quadrata la teglia? No. È vero. Fai un quadrato, fai un parallelo. Allora, aspetta, ripartiamo. Fai un triangolo. Siccome la poggerò in questa teglia, faccio un quadrato con la frolla. Guarda che sei in diretta, è inutile. Sai perché? Sai perché la mia mente mi faceva pensare che se comunque non avete questa teglia qui... Ok, parte la placca del forno, però noi quando stavamo al ristorante, che facevamo? Prendevamo i vassoi da 12 porzioni usa e getta e ne facevamo una valangata. Quelli in alluminio? Quelli in alluminio usa e getta, sì. E ce le preparavamo in anticipo, le cucinavamo e le congelavamo, quindi va benissimo anche un vassoio da 12 porzioni. In tutto questo mi stai facendo perdere il filo del discorso. Ok, con un mattarello quindi stendo la frolla. Cercando di formare un rettangolo. Vedete che si stende facilmente anche se non ha riposato in frigorifero, nonostante sia una frolla fatta col burro? Proprio grazie al latte. Ok. Tu leggi. Sto facendo un rettangolo adesso. Sto facendo un quadrato. Ci provo a farmi sbagliare. Vedete, in geometria era bravissima, veramente. No, confesso, guarda, io ero bravetta a scuola. Però? Okay. Le mie debolezze erano, posso dire? Ecco. Matematica e lingue. Qui, secondo me sono tutte sullo stesso emisfero del cervello. Esatto. Bravissima in lettere, italiano, come si chiama, storia, geografia. Ero molto anche creativa, quindi propositiva, però... questa, ma dopo secondo me è tutta la stessa sfera del cervello, stessa area. Eri al mercato di Porto San Giorgio stamattina? No, però ci va ogni tanto.
quando c'ho tempo ci vado volentieri, insomma, però... Allora, per renderla più possibile un rettangolo mi aiuto anche con le mani. Esatto. Un quadrato mi aiuto anche con le mani. Ok. Oh, ma se la facevamo tonda non era meglio? No, perché questa è come... Io la volevo fare esattamente come la facevo su. Ah. Perché è molto pratica, perché uno la taglia a quadrotti, no? Sì, vabbè. No, da okay. Questa diretta abbiamo capito che non sai distinguere le forme geometriche. Che, quindi sarà lo somara pure in geometria, oltre esatto. Che in matematica, ok? E direttamente con tutta la carta forno la metto nella teglia quadrata, questa è la teglia quadrata, però rettangolare va bene lo stesso, ok? E la placca del forno va bene lo stesso. Brava, visto? Eccala là. Adesso la aggiusto un pochettino, quindi tu mentre che la aggiusto leggimi qualcosa. Allora, Benny, come va con l'allenamento? Stamattina ho battuto un record. Perché io la mattina, quando mi ricordo, diciamo, quando ci voglio soprattutto, cerco di fare un po' di ginnastica posturale per la schiena. E faccio tanta fatica, ragazzi, perché io, insomma, si vede, non è che sto proprio in formissima. E stamattina ho battuto il mio record personale, 25 secondi di plank. Sono stati più lunghi della mia vita. Mi metto il cronometro lì. Poi ho capito che se sto con gli occhi chiusi resisto di più che se sto lì a aspettare che passano i secondi. Ok, è pronto sto rettangolo? Il quadrato è pronto. Ok. Eccolo. Ragazzi, come potete vedere è un quadrato perfetto. Perfetto, perfettissimo. Brava. E adesso che succede? Un attimo, mi lavo le mani. Adesso recupero come tante volte sul libro. Allora, rimetto un attimo gli ingredienti della base, così facciamo vedere come abbiamo fatto la base, intanto che tu ti prepari la ripieno. Ok? Quindi gli ingredienti della base, per chi non era ancora collegato, sono questi. Con la farina impastata, aggiunto un po' alla volta, giusto? Volete che li rileggo? No, li sto mettendo io in sovraimpressione. Ma quando sei efficiente. Adesso mettiamo gli ingredienti per il ripieno. Ok, pronti. Ok, gli ingredienti per il ripieno, intanto cominciamo con Michele. Ciao ragazzi, Michele, fatti vedere, facciamo vedere il nostro assistente, ragazzetto Michele. Si sta pettinando. Daniele, vieni anche tu, fatti vedere pure tu, va. Sta fuori. Ok. Mi porti pure le uova e la panna. Vieni Daniele. Forse qualcuno di voi l'ha visto in una puntata di Fatto in Casa per voi. Sono i nostri ragazzi. Così facciamo tutti gli ingredienti insieme, perché tu ce l'hai scritti tutti insieme? Si deve usare questo tipo di lievito, va bene quello mastro. No. Usare assolutamente. Qua non fate la confusione di utilizzare il lievito di birra, mastro fornaio o lievito di birra di fresco. Qua ci vuole un lievito istantaneo, quindi non va bene. Pizzaiolo, sì. Perfetto. Ci siamo. Ingredienti per il ripieno, ripieno copertura. Per la farcitura. Beh, diciamo la copertura, come si chiama? Farcitura? Farcitura. Ingredienti da mettere sopra. E non ci sbagliamo. Allora, ci serviranno 120 g di prosciutto crudo, tagliato a fette. All'incirca una melanzana e una zucchina, tagliate molto sottili. Io le taglio col coltello quello del prosciutto fine. Quanto saranno? 3 centimetri? Ma che 3 centimetri? No, non è che, vabbè. Cioè, tagliatele sottili. Ok. E poi ci serviranno 200 ml di panna fresca, ma va bene anche la panna da cucina, poi vi spiego però che dovete fare quando utilizzate la panna da cucina. 2 uova e un pizzico di sale. Ok. Ci siamo? Sei stato abbastanza chiaro. Sicuramente si può fare anche con altri ingredienti. No, le sostituzioni ho detto tutte alla fine. Scusa. Non mi fa sparare le pallottole prima del tempo, perché ce l'ho tutte. Va bene, posso andare? Va. Ok. Quindi faccio un primo strato di prosciutto. Un attimo, c'è una domanda importante. Le verdure sono del tuo orto? Yes! Non è vero. Come non è vero? Questa melanzana non ce l'ho ancora così grande. Ma perché devi dire bugie? Devi dirlo, dai. Allora, io ho fatto... Sì, lo so, però le melanzane mie sono un pochettino piccoline. Quindi volevo le fette belle grosse. Però tra 15 giorni... Sì, ci abbiamo le nostre. Comunque, ho fatto il primo raccolto ieri.
quindi sì. Quindi metto il prosciutto qui sopra la frolla, mettendolo tutta più o meno in fila. Non dobbiamo essere precisi, ormai lo sapete, insomma cerchiamo semplicemente di coprire, facciamo così, di coprire tutta la frolla. Comunque questa è buona veramente, ma a parte tutto, Benedetto non è che sta fare tante cose, ma questa gli viene bene. Posso raccontare, un po' di giorni fa abbiamo fatto una riunione anche con delle persone un po' importanti, no? Allora fa Marco, ah sì sì, ma... Cioè, Benedetta, sì, beh, è simpatica, però non è che sa cucinare. No, com'è che hai detto? No, dico, non è proprio bravissima a cucinare. No, gli hai detto proprio no, ma Benedetta, se ormai lo no, sapete, non sa cucinare. Volevo dire che lei, io quello che volevo dire, non è che tu non sai cucinare. Che l'hai espresso detto, male, che però. Sei brava a condividere quello che ti viene bene, non è che sei, fai la maestra di cucina, l'insegnante di... Vabbè, dai, non hai capito. Saluto da New Jersey, USA. Dai, fai vedere che tu sei bravo a parlare inglese, io lo so. Parlo italiano sta ragazza, quindi non c'è problema. Ok. Marco, non confonderci. Bravo, vedi che tu fai confusione. Abbiamo visto l'orto nei balconi con crescita devastante. Visto? Cioè, guarda, io vi confesso che all'inizio quando... Ero un pochettino scettica perché... Aspetta che me lavo le mani. Perché io sono un po' tradizionalista, quindi quando tutti a casa mia hanno da sempre fatto l'orto sul terreno, diciamo, sulla terra normale, sai, dicevo Pasconi un pochettino, ma dai, ma se... E invece vi devo dire che effettivamente c'è tanto risparmio di tempo, perché si è molto più veloce nella gestione, di acqua, perché con l'irrigazione a goccia poi trattiene molto di più, di concimi, di antiparassitari, perché la roba si ammala meno, perché non stando a contatto con gli infestanti, stiamo a fare un corso di giardinaggio. A me mi dici no, facciamo dopo le sostituzioni, e tu stai parlando dell'orto, non lo so. Vabbè, insomma, per dirvi che mi piace questo nuovo modo di coltivare nell'orto. Sì, dopo diciamo pure che noi siamo in due, quindi la produzione certo, è sufficiente. Certo. Quindi magari comunque ci troviamo bene. C'è Fabiola che è a dieta, quindi niente, deve cambiare canale. Ok, va bene, allora, e dopo aver fatto uno strato di prosciutto sotto, okay, faccio uno strato di verdure, qui wow, spazio la fantasia, insomma, sistematele sopra come più vi piace, io utilizzo melanzane e zucchine. A rondelle, no? Tagliate a rondelle sottili di circa, voi sapete quando è, dai, più il centimetro, 2-3 mm, 3 mm, mezzo centimetro, ok. Ma sei simpatico. Ma come farei senza di te? Scusa, lì l'hai messa sopra. Aspetta, scusa. Okay. No, perché queste cose io sai come, no? Tu sei particolarmente. Aspetta, allora facciamo così per fare tutto quando in fila, così richiamiamo esattamente il tuo forma mentis. Con le mie fisse, scusa. Guarda, c'è una ragazza che ci saluta da Seul, il nome non lo posso pronunciare perché già... No, devo partire qua, per farti con coreani. Ok. Ciao. Ciao. Quindi sto ricoprendo... Marco parli troppo. Sto ricoprendo la crostata con le verdure. Quindi ho fatto 3 strisce di melanzane, metto le zucchine sopra così, appoggiate. Volendo si può fare anche solo con le zucchine, solo con le melanzane, per dire. Sì. Ad esempio si potrebbe mettere il prosciutto crudo. Ho detto che le sostituzioni vogliamo di nuovo, io te no, le posso dire. Vabbè, ma anche per dire, per parlare. No, sai perché? Perché lei dice lo dico dopo, così loro mi guardano fino alla fine, no? È una tecnica di youtuber. È una tecnica di youtuber questa qua. La so lunga io, Seguite questo video fino alla fine. Mi raccomando, mettete like, iscrivetevi, poi ho bisogno di la campanella. Campanella attivate. Ma ci sono anche gli amici e le amiche di Facebook in questa diretta. Voi come la fareste? Voi come vi piace? Sono tutte le tecniche per fare un dei video. Scherziamo, ragazzi. Mi è avanzata una fettina di melanzane. Vabbè. Questo un po' niente. Ah, ok, quindi hai coperto tutto. Ho coperto tutto. Allora, a questo punto... Se vi piacciono i sapori abbastanza saporiti, mettete un po' di sale, però abbiamo il prosciutto sotto e la parte sopra che è salata, io non ce lo metterei sulle verdure il sale, di solito non lo metto. Quindi abbiamo ricoperto tutto adesso in una ciotola, abbiamo ricoperto la crostata con le verdure, adesso in una ciotola rompo le uova.
Vado troppo veloce? No, no, va benissimo. Vado troppo lenta? No, no, va benissimo. Okay, certo, okay. Stiamo andando benissimo. Ci ha raccontato anche tanti aneddoti. Che vado, che andavo male in matematica? No, no, vabbè. Ah. Ancora non abbiamo capito di che forma è sta crostata. Oh, ma io sono emozionata quando faccio queste cose. Allora, il sale l'avevo messo qua. Benedetta, pensa anche a noi vegetariani che amiamo, che non vogliamo il prosciutto. Benissimo. Aspetta, mi era venuto in mente l'altro giorno. Aspetta, quello dei vegetariani mi era venuto in mente. Beh, senti, beh, parte che si può fare anche senza allora, prosciutto. Potete farla tranquillamente senza prosciutto, potete mettere un formaggio se mangiate, esatto, il formaggio. Quindi una spalmata di formaggio. Una spalmata di formaggio spalmabile. Ma no, vabbè. Allo stracchino, insomma. Ma la ricotta, secondo me, no? Allora, la ricotta, cioè, l'ammorbidisce forse un pochettino troppo, perché è troppo umida. Però fate un velo di formaggio spalmabile, di robiola. E poi sistemate sopra le verdure. Ok, poi aggiungo 200 ml di panna fresca. Allora, quando dico panna fresca, tutti quanti, qual è la panna fresca Veneta? Allora, la panna fresca la trovate al banco frigo, vicino al latte. Va bene sia per i dolci che per i salati. Utilizzo la panna fresca perché è un pochettino più liquida rispetto alla panna da cucina a lunga conservazione. Però, se volete utilizzare la panna da cucina a lunga conservazione, che fate? La mettete in una ciotolina e la allungate con un pochettino di latte. Ok? Per ammorbidirlo un po'. E utilizzate quella, va benissimo. Quindi, la unisco alle uova. E sbatto con una forchetta. Avete già capito come andrà a finire? E poi verserà tutto sopra, giusto? Con calma però faccio, non faccio che butto tutto quanto sopra. Anche qui io lascio molto semplice, non aggiungo pepe, non aggiungo niente, perché mi piace che si sentano i sapori delle verdure e del prosciutto. Però se vi piace un pizzichetto di pepe. Leggi qualcosa? Vogliamo anche una ricetta di Marco con una ricetta di Marco con una delle sue ricette. Vabbè ragazzi. Allora, E adesso? Ah, ok, adesso. Con un cucchiaio. E adesso con un cucchiaio, utilizzo uno grande per fa prima, però va bene il cucchiaio normale. Ricopro tutta la crostata con questa. Ce l'hai messo il sale? Sì, okay. Con questa, come si chiama? Con questo composto. Oh, con questo composto. E quindi piano piano faccio, ricopro tutto. Deve essere un velo sottile sottile. Secondo me non ti chiameranno mai a presentare Sanremo, che non ti vengono le parole. Ma perché mi devi chiamare a presentare quando Sanremo? Sei diretta, che... quando sei in diretta, poi fa le parole... Ma chi, devo... cioè nel senso, non chi, mica so voglio fare la presentatrice televisiva. Lo so però. Allora che... Invece tu sei bravo a farti venire parole. Io sto peggio di te. Guarda, nella vita due cose sono importanti. Una è la memoria e la seconda anche... non mi ricordo. Stiamo messi bene. È bellissima sta battuta. Quindi ricopro tutto quanto la crostata con questo composto. Sì, ragazzi, dopo lo ripostiamo il video, tranquilli, lo lasciamo in diretta, lo lasciamo online. E poi vi faccio anche la versione corta se c'ho tempo. No, lo devi trovare il tempo. Perché se c'ho tempo vi faccio la versione. Viva, oggi mi hanno regalato la teglia furba, domani. Ecco, pizza, domani pizza. Perfetto, visto? Vedete, basta perfettamente per ricoprire questa quantità. La dose che ho dato. Non mi ricordo come si chiamava la cuoca dei cedri. Ma ha insegnato pure a fare la panna cotta. Vabbè. Con le fragole. Leggete i commenti, sì, li leggiamo. Mandi dal Friuli. Sai che Mandi è il saluto. Mandi, cosa? Che come si chiama? Susi, come si chiamava? Ma i bordi non ci sono, non esce il liquido? No, il liquido non esce perché praticamente che succede? Come lo mettiamo in forno? Si cuoce. Si forma. E quindi non è che esce fuori, capito che voglio dire? Si fa tipo frittatina. Ok. Sono stata chiara. Salutiamo tutti, salutiamo Fabiola, salutiamo Luigi. Ciao Fabiola, ciao Luigi, ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo. Scusate, dovete avere un po' di pazienza,
perché c'è mio marito che non sa leggere. Allora io gli dico sai, facciamo una diretta, però Marco mi fai un po' da spalla, nel senso che se mi scordo qualcosa mi devi aiutare, no? Invece mi vanno in confusione, però da sola sono sincera. Allora qualcuno dice, ma al posto di questo liquido si può mettere qualcos'altro, ragazzi? Allora fidatevi. Va bene, questa è una ricetta storica, fidatevi. Fidatevi, ragazzi. Ok. A questo punto inforniamo a forno caldo e facciamo cuocere a 170 gradi col forno ventilato per 35 minuti. Ripeti? Quant'è il tempo, scusa? A questo punto facciamo cuocere in forno caldo a 170 gradi. Vedi, mi fai sbagliare! Aspetta. No, ma non mi devi. Ok, a questo punto inforniamo e facciamo cuocere a 170 gradi col forno ventilato per 35 minuti. Ok? Fai finta che inforni. Ce l'hai le riprese? Sì, ecco, ti faccio vedere. Porta quella, il risultato che facciamo finta che sforno, vai. Adesso mentre sfornerà. Aspetta. Noi siamo gli unici che fa la diretta recitata. Cioè aspetta, così. Posso cambiare le presine? Queste sono bruttissime. Manco le presine coordinate. Mamma mia, che macello. Posso far vedere? Cioè, proprio le presine, quelle che da Scrause che ci lavora. Lo sarà contento che abbiamo fatto questa diretta così. Faccio la scena che sforno, come con la televisione. Guarda, faccio così. Pronto. Ma come hai fatto? E come si chiama? No, miracoli della tecnologia. Come si dice? Dopo 35 okay. minuti. Ok. Allora, fa finta che passa 35 minuti, vai. Ah, no, perché quando sulla trincea dico mi godo la mia campagna. Ah, ok. Ok, vabbè, non facciamo. Vabbè, facciamo che sforno. Sì. E dopo 35 minuti questo è il risultato. Guarda che bella. Bellissima. Visto come viene? Ah, l'ho rotta! Un angoletto! No, non ti preoccupare, non si è visto. Perché è calda ancora. Ok, comunque viene. Ma sì, un pochettino la posso non scotto tantissimo. È calda. Quindi le uova, l'impasto, il composto che ho messo sopra ha, diciamo, dato sapore a tutta la crostata. È un velo talmente sottile che un po' la lucida anche. Se fate caso, guardate che bella. E diventa un pochettino dorata. Certo. Non è bella? È bellissima. Ok. Allora, prima di fare l'assaggio, facciamo un recap degli ingredienti oppure dico direttamente le sostituzioni? Allora, guarda, intanto facciamo un recap degli ingredienti totale con base e ingredienti, diciamo, nella farcitura. Allora, e secondo me, mentre lasciamo gli ingredienti, tu se vuoi dare delle sostituzioni, le puoi dare, vai. No, allora aspetta, li leggo io gli ingredienti, okay, perché sennò facciamo, cioè il mio cervello già si sta, se fossi uno che sta a guardare il video vado in confusione, perché sento io che parlo e leggo gli ingredienti. Allora, per fare questa crostata rustica, melanzane e zucchine ci serviranno, per la pasta frolla salata, 2 uova, 50 g di burro, 2 uova, 50 g di latte, un cucchiaino di sale, 200 g di burro ammorbidito a temperatura ambiente, anche un pochettino di più. E no. Sì, va bene. No, sembra che so più di 200 g di burro invece che ammorbidito a temperatura ambiente. Vabbè, 200 g di burro. Aspetta che ricomincio, ce la posso fare. 2 uova, 50 g di latte, un cucchiaino di sale, 200 g di burro ammorbidito a temperatura ambiente, 400 g di farina e una bustina di lievito istantaneo per torte salate e pizzaiolo. Ok, per la base, pane angeli naturalmente. Mi raccomando, ti sei scordata la cosa importante. Che poi non. Vogliamo fare? No. Però il pizzaiolo. No, è importante il pizzaiolo è quello giallo, non vi sbagliate col mastro fornaio. No, questa spesso fate confusione, infatti. E quindi questo, quello giallo. Va bene? Questo Ok, qui. Quell'altro è. Quell'altro è lievito di birra. Sì. In questo caso serve il lievito istantaneo per torte salate. Poi. Per il ripieno, chiamiamolo ripieno, serviranno 120 g di prosciutto crudo a fette, una melanzana e una zucchina tagliate sottili, che potete utilizzare una mandolina oppure con un coltello ben affilato. E per diciamo, il composto che abbiamo messo sopra serviranno 2 uova, 200 ml di panna fresca e un pizzico di sale. Si sbatte bene? Si sbatte bene e si ricopre completamente la crostata con questo Ecco, c'è una domanda interessante, dice, ma il prosciutto crudo, no? Non diventa salato, sai che sulla pizza non ci si mette in cottura, però qui è coperto. Qui è coperto dalle verdure che non abbiamo salato, quindi che succede? Che
il sale del prosciutto va a salare le verdure, ok? Quindi si rimane morbido. Rimane tutto molto morbido ed equilibrato come gusto, fidatevi. Passiamo alle sostituzioni. Allora, passiamo alle sostituzioni. Passiamo, allora, avevo detto, intolleranti al lattosio vi direi di usare la margarina. E il latte senza lattosio e la panna, c'è pure la panna senza lattosio? Sì, esistono okay. La panna senza lattosio oppure esistono quelle di sostituti vegetali. Ok, sì. Allora, se volete, io ho utilizzato il prosciutto crudo, però potete mettere speck a fette, salame ungherese, prosciutto cotto, insomma quello che più vi piace. Io ho utilizzato le verdure, perché queste sono verdure di stagione, quindi melanzane e zucchine, però sopra potete mettere le verdure che più vi piacciono, quindi potete mettere peperoni tagliati sottili, verdure cotte, cicorietta, spinaci cotti buttati sopra, carote, così, carote grattugiate, potete fare un gusto solo melanzane, solo zucchine. Allora, vi do anche altre idee di abbinamenti, ci pensavo stanotte, okay. Perché la notte penso. Allora, ci avviciniamo tipo a Natale, oppure salmone affumicato, fate base di frolla, poi mettete il salmone affumicato a fette sopra, zucchine, e sempre questo sempre ricoperto da questo composto. Sì. Oppure prosciutto cotto e funghi. Sì. Tipo, cioè ragionatela un po' come se fosse una pizza nella vostra mente, capito? Potete fare una cosa del genere. Oppure salame ungherese e quello rosso. Come? La verdura rossa. Ah, radicchio. Il radicchio. Che era che non deve mai mancare la memoria, il radicchio. Quindi salame ungherese e radicchio, un altro abbinamento buonissimo, vabbè. Vedi? Sì. Carciofi. Vabbè, non dialogare. Insomma, avete capito? Questa la facciamo soprattutto d'estate, nell'agriturismo di mamma, no, però... è bello che si può tagliare a cubetti. Allora, ecco, passiamo invece alla... come si serve. Allora, adesso la tagliamo a quadrati. La servite direttamente sui piatti, questa è perfetta, calda, ma secondo me è pure più buona fredda, se vi devo dire. Ecco perché è furba, sì. Perché è buona pure fredda. No, aspetta, c'era una domanda importante, se il forno, tu hai cotto in forno ventilato, in forno statico? 180 gradi per lo stesso tempo. Ok, quindi in forno statico 180 gradi, 35 minuti, controllato. Poi, la furbizia di questa cosa, di questa crostata qua, voi la vedete, è grande, ma fidatevi che ve la mangiate, perché proprio cominci, no, un pezzetto, poi no, ma è gustosa, no, e ve la mangiate tutta. Ok, però la furbizia è che ne potete fare diverse teglie, ad esempio noi facciamo così, quindi che ne so, già avete il compleanno del bambino, piuttosto che una cena con gli amici, siete diverse persone, ne fate due o tre teglie nei vassoietti usa e getta in alluminio, la cuocete, la mettete nei sacchetti di plastica per alimenti, la congelate. Gelate. La tirate fuori dai sacchetti di plastica, la mettete in forno direttamente congelata, la riscaldate ed è esattamente come appena fatta. Quindi... è un'ottima soluzione per un buffet o una cena in piedi. Sì, noi sempre facciamo anche a casa queste... noi cena in piedi tutte le sere, abbiamo questi vernissaggi. E vengono questi ospiti, Benedetta scongela le sue crostate e li accontentiamo. No? E che cos'altro volevo dire? Dopo mi è preso sonno stanotte, mi sono fermata. Si è fermata a pensare. No, vabbè, penso che abbiamo detto. Vabbè, farina integrale. Allora, potete utilizzare la farina integrale se preferite. Per farla senza glutine, allora, prendete una farina, una premiscela senza glutine, oppure cercate di mescolare farina di riso e fecola di mais. Fecola o amido di mais. Vi dovete un pochettino regolare per fare una frolla. E niente. Bene, vogliamo fare un tenetto? Voi faccio vedere con me? Allora, posso far vedere pure come la tagliavo io? Ah, guarda, bella domanda, la rucola, quindi... La rucola dovete mettere fuori dal, una volta tirata fuori sì, dal forno. Sì, se la volete arricchire dopo, sì. Però magari, ecco, se volete farla con salame picche. Sì, potete mettere... bresaola. Piccante, oppure la bresaola, e poi alla fine ci mettete un po' di rucola. Bella idea. Allora, posso fare esattamente come facevo quando stavo sotto mamma? Tagliarla? La tagliavo con le forbici, sì. Posso? Con le forbici si taglia? Sì. Ok, sì, vabbè, i pizzaioli lo fanno, non è uno scandalo. Non è uno scandalo. Questa ti dico, se la si... Adesso è ancora un po' calda. È ancora un po' calda, però, insomma... Me ne faccio solo un pezzettino per me? O la vuoi pure tu un pezzetto? Dopo lo prendo anch'io, non ti preoccupare. Dopo quei ragazzi, porto un po' le vecchierelle. Stasera. La faccio tutta a strisce.
in questo caso uno sceglie, ti piace la zucchina? Beh, prendo la melanzana, ok. Invece se volete potete anche fare tutto mescolato, io ho fatto strisce. No, l'ho rotta questa qua, l'angoletto di prima, e l'angoletto di prima perché l'ho rotta quando era caldo. Ok, questa praticamente tagliata a cubettini diventa proprio, eccola qua. Vedete com'è? Allora, sotto è una frolla, diciamo, asciutta, si vede? Sì. Ok. Sì. C'è questa parte qua che invece è morbidina, l'impasto della frolla, perché il latte me lo rende un pochettino morbido. Poi c'è il saporito del prosciutto e le verdure sopra che danno quel tocco di freschezza. Certo. E si ritrova ancora della... Mazza, come sei diventata brava. Ma l'espertone, si ritrova questo... E sopra c'è ancora anche il saporito perché ci abbiamo messo la panna con le uova. Oh, si fa travia, vai. Il sentore. To. Grazie, ecco, qui ci si ragiona. No, il delito è qui. No. Hai visto? Niente. È buonissimo. È certo che è buona. Ragazzi, ma... è buona. È no, buonissima. Sì. Mia moglie ha fatto una cosa fatta bene. Dopo che mi ha detto, no, ma guarda, ma Violetta non sa cucinare. Cioè, io l'ho guardato e mi dico, che stai a dire? Cioè... Fai una roba importante, no? Con persone di cui già hai anche una certa soggezione, non diciamo così, che sono... così no, ma Benedetta mica sa cucinare. Non ho detto così, ho detto che sei brava a condividere quello che no, tu hai detto Benedetta non sa cucinare. Volevo dire, non è tanto che lei sa cucinare bene, cosa che è scontata, ma è fatto da, cioè, se si sta arrampicando agli specchi. Senti, io che mi arrampico agli specchi. Questo è un modo di dire. Vabbè. Assaggio, ok, giusto per dire, ma lo so. Come mi stai facendo parlare a bocca piena. A me piace molto, che vi devo dire, proprio, c'ho una, diciamo... Ti ricorda il periodo in cui eri giovane, ti ricordi? Prima ancora che conoscevo te, ma pensa come stavo, guarda, lasciamo perdere questo argomento e avrei tanti da dirne. Da recriminare, io dovrei recriminare. Vabbè, però mo non stiamo a mangiare, ma salutiamo, ringraziamo. E se c'è qualche domanda al volo rispondiamo. Allora, vediamo. Vabbè, abbiamo risposto a tutti, tempi di cottura, tutto quanto. Il fatto che si può tagliare anche a pezzi piccoli per farlo diventare delle tartine d'aperitivo. Le servite sui vassoietti anche di carta, sì, con un tovagliolo sotto. Che la possono congelare, la possono conservare. Quindi ragazzi è fenomenale, buono, devo dire che mia moglie è brava a cucinare, grazie. Grazie, l'ha detto qua quando siamo di fronte a tutti, sta dicendo forse mia moglie sa anche cucinare, no forse. Gli mando un fax a quelli dell'altro giorno, gli ho detto un fax gli mando, gli guarda scusate, ho detto una cosa sbagliata. Quanto è grande la teglia? Allora questa è 35-35, però come ho detto durante il video potete utilizzare anche le teglie da 12 porzioni in alluminio o seggetta. Ci mettete lo stesso come in questo caso la carta forno sotto. Oppure la teglia del forno. Oppure la placca del forno. Mm-hmm. Magari in quel caso fategli il l'angoletto. Se volete prendere quella di Benedetta è 35-35. Teglia per torta furba. E, anzi, abbiamo anche una torta furba da pubblicare a breve. Ah, sì. Quella che abbiamo girato l'altro giorno. Sì. Ok, Marco non si parla proprio bene. Ma scusate! Hanno ragione. Ok. Quindi, non c'è io. Salutiamo la Germania, cioè Rosa dalla Germania. Ciao Rosa. Ciao Germania. Un saluto a tutti quelli che ci seguono. Un saluto a tutti i bambini che mi seguono. Posso fare questa cosa qua? Perché io non li saluto mai i bimbi, però ci sono tanti bimbi che mi seguono. Ok, ci saluta anche Gigi Zecco. Ciao Gigi Zecco. Scherzo, mi ha fatto ridere il nome. Ciao Gigi. Casomai l'hai fatto in casa per voi. L'ho fatto in casa per voi, per i bambini? Non lo so, non c'entra niente. Questa è una domanda interessante, ovviamente va riproporzionata. Nella friggitrice aria si può fare ugualmente? Secondo me sì, però dovete dividere per 4, secondo me, la dose. Che è piccola la dose. Cioè se allora la friggitrice aria è piccola, oppure fate la cottura in due tempi, però non so quando vi conviene, poi dopo in termini di... Sì. Però in questo caso la cottura, ragazzi, 170... Abbiamo fatto 35 minuti, 18 minuti mettetela, ok? Perché la friggitrice... 80-18 minuti, poi sì. Gli altri salumi, lo speck, sì, va bene. Allora, per tutti quelli che aspettano la ricetta col fornetto per sì, la Benedetta sta studiando, quindi non vi preoccupate, non vi lascerò senza. E... Saluta Francesco D'Amanta, ha 6 anni. Francesco, ciao! Posso raccontare? L'altra sera sono andata a mangiare la pizza con una amica mia, no? Posso raccontare?
E vabbè, tante persone mi hanno chiesto di fare la foto, ho fatto insomma un po', ho incontrato un po' di persone, tutte contente, si sono fatte la foto. A un certo punto eravamo quasi arrivati alla macchina, siamo stati inseguiti, io e la mia amica, da una mamma con un bambino piccolo di 5 anni, già aveva 4 anni, che sarà, come abbiamo visto, era impazzito. Allora ha costretto la madre, vorrei a farsi la corsa per inseguirmi. Prima di là, cioè, quando ci siamo fatti la foto, io mi ho appoggiato cosa c'è per il cuore. Tu, 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 tu. Ma, sarei emozionato sto bambino. Io pure mi sono emozionata, perché quando insomma colpisci i bimbi che sono proprio senza sovrastrutture puri, insomma, una bella, sono contenta. Ok. Cartone. Va bene, dai, non ti... Okay, salutiamo tutti i nostri amici. Allora, salutiamo. Speriamo che la ricetta vi sia piaciuta. Allora, spero che questa ricetta vi sia piaciuta e possa esservi utile. Vabbè, così devo dire? No, hai detto male, okay. Utili. Aspetta. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e possa esservi utile. Se avete domande o suggerimenti, mi raccomando, scrivetele sotto nei commenti. Se la fate, mandatemi le foto su Instagram, su Facebook, e noi ci vediamo al prossimo video. Così facciamo? Saluti, aspetta, ma saluto pure di Marco, non ti vedi mai. Marco, così si vede il microfono, non si vede il microfono. Vabbè, perché comunque come parlo? Lei pure c'ha il microfono, ce l'ha nascosto, perché mi vergogno tantissimo. Ce l'ha pure lei il microfono, guardate. Che voi pensate? Ciao. Vai. Che dobbiamo dire, qualcos'altro? No, saluto, ringrazio, grazie a Pane Angeli. Grazie Pane Angeli, che ormai è sponsor da anni e anni, e sono molto felice di questa collaborazione, e mi raccomando, fatela e fatemi sapere. Va bene? Ci vediamo al prossimo video e alla prossima ricetta. Ciao! Ciao, ciao, grazie.